deputato regionale della Lega, Carmelo Pullara, interviene nuovamente sul caso SUV al comune di Agrigento. Il servizio di Gaetano Ramanà. Dopo il prevedibile intervento del Ministero della Famiglia per il recupero delle somme impropriamente spese dal Comune di Agrigento per l'acquisto di SUV, nei giorni scorsi è arrivata la stangata della Corte dei Conti, che ha chiesto ai funzionari comunali che si sono occupati degli aspetti burocratici della vicenda la restituzione di 60.000 euro a testa. Le perplessità sollevate dalla Coda, con sé da noi condivise in commissione parlamentare, erano fontate. La verità, col suo peso, ha un passo lento ma arriva sempre. Lo afferma in una nota l'onorevole di Prima l'Italia, presidente della Commissione Speciale di Verifica e Monitoraggio delle Leggi, Carmelo Pullara. Dopo l'annuncio da parte del Ministero della Famiglia della revoca del provvedimento di finanziamento destinato ai centri estivi per le famiglie e usato appunto per comprare alcune auto e dei PC, scrive Pullara, adesso a Palazzo dei Giganti arrivano le prime procedure di richiesta formale degli importi versati. La Corte dei Conti ha chiesto ai dipendenti comunali che si sono occupati degli aspetti burocratici di questa vicenda la restituzione di circa 60.000 euro a testa. Prima era stato il Ministero della Famiglia ad avviare le procedure per il recupero delle somme impropriamente spese dal Comune capoluogo per l'acquisto di SUV e PC con l'utilizzo di fondi destinati alle famiglie, servizi educativi e centri estivi. Tutto ciò a dimostrazione che le perplessità sollevate dalla Coda, con sé da noi condivise in commissione parlamentare, erano fondate. In qualità di presidente della Commissione Speciale di Indagine e Monitoraggio delle Leggi, sottolinea Carmelo Pullara, dopo aver accolto l'accurata protesta della Codacons, il 27 gennaio scorso fui io stesso a convocare in commissione il vicepresidente della Codacons e l'assessore competente del Comune di Agrigento, facendo rilevare i notevoli dubbi e perplessità sull'utilizzo delle somme. In quella sede avevamo chiesto all'assessorato regionale per la famiglia di approfondire. Di fronte a quanto accaduto e acclarato dalle procedure investigative di controllo sia dal Ministero che dalla Corte dei Conti, attendiamo, come da lui stesso dichiarato, che il sindaco sia conseguenziale negli atti e nei fatti. Oggi ci troviamo, conclude Pullara, di fronte ad una brutta pagina di questa amministrazione che da quando ha iniziato a governare la città ha inanellato azioni e provvedimenti che hanno mostrato tutta la inadeguatezza e incapacità di Micichè e della sua giunta. Resto comunque stupito dall'assordante silenzio su queste e altre vicende delle forze politiche che sostengono questa amministrazione comunale.